Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Per questo video mi rifaccio ad un video precedente che si chiamava Libri che ho letto per merito o per colpa di YouTube, una cosa del genere, in cui parlavo di tutti i titoli, parlavo di una serie di titoli in realtà che avevo scoperto e poi letto grazie a YouTube e riflettevo un po' se si trattasse appunto di titoli letti grazie a YouTube, scoperti grazie a YouTube o di titoli in realtà letti per colpa di YouTube perché magari mi ero fatta risucchiare dall'hype, ma in realtà non erano il mio genere o appunto non erano esattamente letture che si erano rivelate soddisfacenti. In questo video riprendo un'idea che ho visto da Maria Chiara, facciamo un salto in libreria, vi metto qui sotto il suo video, in cui si parla dei libri acquistati per colpa di YouTube, ma non ancora letti. Per alcuni di essi devo dire che ho delle motivazioni molto razionali. E invece per altri non ho motivazioni, non ho scuse e in alcuni casi sono libri che sostano nella mia libreria da un po', quindi non ho proprio scuse. Però cominciamo subito perché ne ho scelti 10, potevano essere anche di più, e comincio da Malinverno, dei titoli ovviamente che ho acquistato in ebook, vi metto le copertine qui, Malinverno di Domenico Dara. Questo è un titolo di cui ho sentito parlare tantissimo, principalmente su Instagram, e devo ammettere che c'entrava il fatto che era stato inviato ad alcune persone che seguivo, quindi l'ho visto molte volte nell'arco di pochi giorni e mi ha subito catturata per l'ambientazione principalmente. Il motivo per cui non l'ho ancora letto è semplicemente di carattere stagionale, perché l'ho trovato in offerta lampo in Kindle qualche mese fa, ma è un libro che io voglio leggere in autunno o inverno, quindi sarà colpa del titolo, sarà la copertina, ma io ci vedo delle ambientazioni assolutamente invernali o autunnali, quindi sto semplicemente aspettando il suo momento. Un altro titolo che ho visto recensito tantissimo da persone di cui mi fido assolutamente ciecamente, scusate tutti questi mente, è Lonesome Dove di Larry McMurtry. Lonesome Dove è considerato uno dei capolavori della letteratura western, è un libro bello corposo dal punto di vista del numero di pagine perché mi sembra conti tipo 900 pagine. Io l'ho trovato anche qui in offerta in formato ebook, l'ho acquistato e il motivo per cui non l'ho ancora letto, devo essere sincera, è che sono intimorita dalla mole. Effettivamente, dopo Il Conte di Montecristo, io non dovrei più spaventarmi, e tra l'altro, anche di Lonesome Dove si dice che è una scrittura scorrevole, appassionante, che ci sono dei personaggi clamorosi. Quindi in realtà io questa paura dei mattoni me la dovrei fare un po' passare, considerando che ho letto cose tipo Il Conte di Montecristo e Una vita come tante, che oltre alla mole ha anche la pesantezza dei temi. Quindi non dovrei avere più scuse sul farmi terribilmente spaventare da alcuni titoli per la mole a livello di pagine, però insomma, fatto sta che ancora ogni tanto lo guardo quando scorro le copertine nel mio Kindle, penso che lo vorrei leggere tantissimo e poi penso sempre che non è il momento giusto, ma in realtà semplicemente a livello irrazionale per una paura stupida della mole, ma sono sicura che poi una volta che comincerò mi pentirò di aver aspettato tanto. Poi il terzo titolo, sempre che vi metto qui, è Fidanzati dell'inverno di Christelle Dabaut. Qui mi sono veramente fatta risucchiare dall'hype perché è un titolo di cui si è parlato tantissimo, tantissimo sui social e che è anche recentemente uscito in audiolibro, quindi mi era ritornato sotto gli occhi perché avevo pensato: magari è la volta buona che me lo ascolto e me lo leggo in contemporanea e finalmente lo tolgo dalla TBR pile. In realtà sono particolarmente spaventata dal fatto che a quanto ho letto
per le varie recensioni, è una saga che va un po' calando in quanto a qualità e interesse. Ho sentito molte persone dire che l'ultimo titolo è lento, faticoso, assolutamente non all'altezza degli altri e mi sono un po' afflosciata nel mio interesse, posto che in realtà io credo di avere solo i primi due titoli della saga perché li avevo trovati anche qui in offerta Kindle e gli altri non ce li ho ancora. Ho un po' paura di cominciare questa serie sapendo già che il mio interesse potrebbe calare e che in realtà i titoli successivi non stanno al passo, diciamo, con il primo della saga. Quindi è una cosa che ho un po' messo da parte per il momento perché se ne è parlato veramente tantissimo e io credo che il motivo per cui l'ho acquistato abbia molto a che fare con l'hype esagerato di cui questo titolo ha goduto e poco forse con i miei interessi personali. Quindi c'è anche un po' questa cosa che non è del tutto nelle mie corde, quindi ho un po' paura che poi mi deluda anche dal punto di vista della lettura, quindi non so, è una di quelle cose in cui veramente mi sono fatta troppo influenzare dal fatto che lo si vedeva ovunque in quel momento. Altro titolo invece di cui ho sentito parlare benissimo e che credo sia totalmente nelle mie corde è leggere Lolita Teheran di Azar Nafisi, per questo sto veramente solo aspettando il momento giusto di alternanza fiction, non fiction, è un momento in cui la mia concentrazione sia abbastanza alta da permettermi di apprezzare questo titolo appieno, ma è veramente uno di quei casi in cui credo che sia importante e vitale che si parli di questo tipo di titoli sui social e che li si discuta, li si diffonda. Quindi questo veramente è solo questione di trovare il momento giusto e l'occasione per leggerlo. Poi invece un cartaceo che in realtà non ho acquistato, ma l'ho ricevuto in uno scambio, però insomma il concetto è lo stesso, è Yalna di Maso Della Roce. Questo l'ho visto anche qui tantissimo sui social, c'è stato un periodo in cui se ne parlava da morire e questo è una saga familiare, ci sono tantissimi volumi, 12, 13, una cosa così, però in realtà mi hanno detto tutti che anche solo fermandosi al primo, diciamo, non resta sospeso niente ed è comunque una lettura molto godibile anche se si legge solo il primo volume. Anche qui in realtà sto solo aspettando il suo momento e sto aspettando di avere voglia di una saga familiare perché appunto si tratta della storia di una famiglia, è ambientato in Canada, quindi mi piace anche l'idea dell'ambientazione. Sto solo aspettando di aver voglia appunto di un libro del genere per buttarmi nella lettura. Altro titolo per il quale sto solo aspettando il momento giusto, che però credo sia potenzialmente qualsiasi momento, e quindi che voglio dire leggerò quanto prima, è Anne di Tetti Verdi, di Lucy Montgomery. Questo è un titolo anche qui che ho visto recensire da persone di cui mi fido veramente tantissimo e che ne hanno parlato benissimo, soprattutto per le ambientazioni, e che da molte persone è descritto come il classico libro dal quale non vorresti mai separarti, che non vorresti finisse mai, nelle cui atmosfere ti puoi immergere e in qualche modo, insomma, dimenticarti di tutto quanto. E questo è assolutamente il tipo di lettura di cui io ho sempre bisogno, quindi sarà, credo, prossimamente una delle letture che farò. Altro cartaceo, questo l'avevo acquistato in viaggio in Irlanda del Nord, lo avevo visto tantissimo su alcuni canali inglesi, americani, canadesi, insomma di lingua inglese che seguo e si tratta di Station Eleven di Emily St. John Mandel. Questo titolo è ritornato abbastanza in auge l'anno scorso perché c'è un po' di mezzo, una distopia, una pandemia, quindi in qualche modo ne ho sentito parlare nuovamente. Il motivo per cui ho posticipato la lettura è proprio questo, cioè nel momento in cui l'ho acquistato mi sembrava una cosa così esotica e lontana dalle nostre vite, quella di leggere un libro in cui si parla di un'epidemia. Nel momento in cui ci siamo trovati in quella situazione, io non ho più avuto voglia di prenderlo in mano, però è un titolo di cui avevo letto veramente bellissime recensioni che mi incuriosiva molto. Si trova in italiano col titolo Stazione 11 e insomma, in qualche modo mi dispiace averlo messo da parte, però aveva proprio a che fare con appunto
la questione, la situazione in cui ci trovavamo e quindi la poca voglia di leggere quel tipo di storia, ma è assolutamente un titolo che ho acquistato grazie a YouTube e che prima o poi, insomma, mi deciderò a leggere. Altro titolo di cui avevo sentito parlare, devo dire non tantissimo in Italia, ma anche qui su canali e profili esteri, è Un matrimonio americano di Tayari Jones. Qui, anche qui, insomma, devo dire che sto solo aspettando il momento giusto perché credo sia un libro abbastanza doloroso da leggere e quindi voglio semplicemente solo, insomma, essere un po' in vena di questa lettura, però è un titolo di cui ho sentito parlare molto bene e che, insomma, al quale voglio dedicarmi prima o poi perché penso valga la pena anche per le tematiche che affronta, non facilissime, però sicuramente attuali, purtroppo, e sempre rilevanti. Un titolo che invece avevo visto moltissimo sui social e poi ho acquistato a Più Libri Più Liberi a Roma ormai quasi 2 anni fa è La Via del Bosco, una storia di lutto, funghi e rinascita di Long Lit Hun. Questo è uno dei libri che Iperborea ha pubblicato con il formato, diciamo, un po' più normale rispetto al loro solito formato ed è un titolo che parla di natura e di rinascita, ma soprattutto di elaborazione di un lutto. Anche qui è un titolo purtroppo che è come se non avessi nel retro della mia testa quando cerco una nuova lettura, forse perché ho un po' paura di affrontarlo per i temi che tratta, però sono sicura che possa essere una bellissima lettura. Tra l'altro è un libro bellissimo anche all'interno perché ha delle illustrazioni e poi parte del testo è colorata e poi ci sono questi intermezzi, cioè è veramente bellissimo. Mi spaventa un pochettino la tematica, però sono sicura che ne varrà la pena, quindi anche qui è uno di quei libri che tendo un po' a rimandare perché mi sembra una lettura dolorosa, però in realtà sono sicura che ne varrà la pena quando deciderò finalmente di metterci le mani. Ultimo titolo, e dovremmo essere a 10, spero di non aver dimenticato niente dalla mia lista, è un titolo che più che aver comprato a causa di YouTube, ho comprato a causa di una persona specifica, che è Giulia Piovono Giuggiole, e si tratta di Sovietistan di Erika Fatland. Questo titolo ce l'avevo un po' nella mia wishlist da un po' di tempo, ma mi intimoriva molto perché credevo fosse una lettura molto impegnativa, molto pesante, molto corposa. Invece, da quando Giulia ne ha parlato come di una lettura avvincente, scorrevole e assolutamente coinvolgente, ho assolutamente cambiato idea e quindi l'ho acquistato. È un titolo che, ad essere sincera, mi piacerebbe riuscire a leggere entro fine 2021. No, non sono sicura di farcela, però è un titolo che, verso il quale sento un forte richiamo. Ecco. È un reportage di viaggio, parla di una parte di mondo che mi affascina, mi incuriosisce, che non ho mai visitato, quindi ci sono tutte le premesse perché sia una lettura interessante e coinvolgente, appunto, che mi intimoriva molto prima di acquistarla, ma che mi sono convinta ad acquistare proprio perché ne ho sentito parlare in termini molto diversi da quello che mi aspettavo. Quindi adesso ho aspettative altissime che spero non siano deluse e non vedo l'ora di cimentarmi con questa lettura. Quindi questi erano i 10 titoli che ho acquistato grazie a YouTube, ma non ho ancora letto. Vi metto qui il video dei titoli che invece ho letto grazie o per colpa di YouTube e quindi quelli che ho acquistato ma ho anche letto. Fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi titoli, se mi consigliate assolutamente di partire da uno di questi titoli, se c'è qualcosa in questa lista che anche voi avete acquistato per colpa dell'hype e poi magari ve ne siete pentiti. Io mi riprometto sempre di non cascarci, ma ogni tanto mi capita, devo dire che ho migliorato un po' questo aspetto, soprattutto cercando di non lanciarmi su titoli che poi a mente fredda so che potrebbero non essere proprio per me. Quindi è un lavoro costante quello del non farsi influenzare troppo da quello che si vede sui social, ma assolutamente, insomma,
sempre un lavoro in progress per me. E, è anche vero che si scoprono tantissimi titoli interessanti che magari non si avrebbe avuto modo di scoprire altrimenti, quindi io sono grata ai social anche per tutte le scoperte bellissime che ho fatto in questi anni. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, per il vostro tempo e i vostri commenti e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!